sufficiente. La nuova destinazione della caserma Lucania di Potenza sono in corso i lavori in vista del trasferimento dei carabinieri dalle tre sedi del capoluogo, un trasloco che permetterà allo Stato di risparmiare circa mezzo milione di euro l'anno. Oggi il sopralluogo del direttore dell'Agenzia del Demanio, Roberta Di Matteo. Quasi 10 milioni di euro già messi sul tavolo, altri 5 milioni attesi per una seconda fase di interventi. Comincerà entro la fine dell'anno il trasloco dei carabinieri dalle tre diverse sedi di potenza alla caserma Lucania, storico complesso di fine Ottocento che si estende su oltre 19.000 metri quadri nel rione Santa Maria. Speriamo entro l'anno di concludere i lavori dell'Agenzia del Demanio e quindi il comando Regione, che è poi il mio comando di via Siracosa, dovrebbe scendere qui. Ho promesso sia al comandante Giale che al presidente Pittella di portare poi in successione qui Via Appia con 320.000 euro di fitti passivi di risparmio e eh, l'attuale la, caserma di Via Pretoria per liberare l'ex convento Soluc e metterlo a disposizione della città, io spero, per i ragazzi e per i giovani dell'università. I lavori sono in corso sotto il controllo della sovrintendenza con l'obiettivo di preservare lo stile neoromanico della caserma, inutilizzata dal 2009. Razionalizzazione e risparmio degli affitti passivi la parola d'ordine, ma la speranza è di riuscire a rivitalizzare l'area con una palestra, parcheggi e un parco aperti alla cittadinanza e con un sistema di connessioni con l'università e il centro storico. Oggi il sopralluogo tecnico del direttore dell'Agenzia del Demanio Roberto Reggi che ha controllato lo stato di avanzamento dei lavori. Lo Stato investe parecchi denari che serviranno anche Uh, per gli studi di progettazione, per le imprese edili, quindi daranno un po' di sollievo anche all'economia uh, locale, ma daranno poi modo al comandante dei carabinieri di gestire al meglio le proprie, le proprie forze dell'arma e insomma a noi di risparmiare circa mezzo milione di euro all'anno di affitti passivi. Un momento di confronto.